Un romanzo sulla forza dell'amore, l'identità, la memoria, in cui arte e vita si mescolano in una città affascinante e misteriosa. Le cupole della vecchia Costantinopoli, tutto a fare da sfondo e a permeare la storia del romanzo di Laura Venezia. Di te, dice la notte, edito da Acquaviva e presentato a Campobasso. Ed è la notte che avvolge l'incontro tra i protagonisti Alba, cardiochirurgo, e Tommaso, pianista. Poesia, pensieri, ricordi, ma anche sofferenza danno il ritmo al romanzo e scandiscono le ore dell'incontro. Laura Venezia, cognome ebreo, ha voluto presentare il libro nella giornata della memoria, per più motivi presenti nel romanzo. È una storia contemporanea, la storia di un medico di origini ebraiche. Quindi in qualche modo mi pongo un po' quello che è anche il problema dell'identità culturale soprattutto, cioè che cosa significa essere ebrei oggi. Quindi si parla di una protagonista che non ha vissuto insomma la Shoah e l'esperienza dei campi di concentramento. Però perché questo? Cioè in sostanza è molto importante il discorso della memoria perché la memoria. È qualcosa che consegue al, al presente, alla realtà. Eh, infatti mh, per distruggere la realtà basterebbe distruggere la memoria, la memoria è qualcosa da cui non possiamo prescindere. Un libro evocativo in cui Laura Venezia, già premio Selezione Campiello Giovani nel 1997, allaccia le tematiche a lei care, la medicina, l'arte e in cui trova spazio potente una riflessione sulla memoria, l'identità e il ricordo. La protagonista si chiede cosa significhi essere ebrei e mh, la Risposta che posso darmi, insomma, che si danno anche molti intellettuali, è che sicuramente essere oggi ebrei, identificarsi insomma, con la cultura ebraica, non sia più eh, diciamo, un problema di opposizione all'antisemitismo né um, diciamo, una questione di conversione alle regole. In sostanza, come sostiene un grande scrittore ebreo, Yehoshua, eh, oggi è ebreo chiunque si identifichi come tale, quindi non non è più un problema di razza biologica, di appartenenza religiosa, ma soprattutto di identità, di senso di appartenenza eh, e che passa quindi più che attraverso la religione, attraverso la cultura e eh, diciamo, l'aspetto dell'identità.